Ecco a gradi. Grazie. Grazie Racchini. A gradi. Diceva Mimmo Cataldo che deve avere qualche suggeritore occulto, perché non è possibile che tu da solo sia riuscito a trovare così buoni elementi per il Padova Primavera. Beh no, qualcuno c'era già quando sono arrivato, qualcuno l'abbiamo preso, e anche è stato bravo il nostro allenatore a metterli assieme, perché questa squadra, quando abbiamo deciso di partecipare, sapevamo che era competitiva. Adesso fino a sto punto forse no, però sta dando delle belle dimostrazioni di gioco, no? Fra l'altro Cataldo, che come notoriamente sai è molto pericoloso, ha già notificato da questi microfoni che Del Piero è del Padova. No, scusa, è del Padova, sì, è della Juve. Beh, lui conosce bene il mercato, che non è sicuramente della Juve, e ha un'opzione la Juve su Del Piero, è abbastanza trattativa, abbastanza avanzata, però non, per quella parte che ne ha la Juventus è solo la metà per ora. Senti, mi pare che siano altri elementi molto bravi, no? Questo De Franceschi, per esempio, è molto molto elegante, poi ha un acuto senso tattico, e mi è parso che anche questo Cardini, no, sia già un giocatore maturo. Sì, c'è Cardini, De Franceschi, c'è Zattarin, ne abbiamo il ragazzo che è stato fuori, Bosco, ma un po' tutti oggi stanno giocando molto bene. Penso che siano giocatori che possono avere tutti un certo futuro. Adesso il futuro in Serie A, a grandi squadre o a squadre normali come potrà essere il Lecce un altro anno, è da dimostrare, però io sono convinto che sia una squadra con almeno 7-8 unità che possono andare nelle altre platee. Giocato molto bene il Padova del primo tempo, un attimo di distrazione sul gol che avete beccato, i due centrali un po' avanzati e Petizziol che ha ritardato a chiudere la diagonale. Hai visto benissimo, più che avanzati loro pensavano che quello del Milan fosse in fuorigioco, invece lui arrivava da dietro, quindi non poteva essere per me in fuorigioco, penso che anche tu l'hai fatto vedere per televisione, sono quelle distrazioni che si pagano, però dopo subito abbiamo avuto l'occasione a porta vuota e Bonaventura non è riuscito a inquadrare la porta, però quello che mi fa piacere è vedere il pubblico contento che si sta divertendo, sta vedendo due belle squadre con due caratteristiche di gioco e soprattutto sta vedendo dei nuovi talenti. Ecco, tu ti aspettavi che il Padova facesse una così buona figura qui al Viareggio? Io sì, perché quando l'abbiamo iscritta, sai che quando si iscrive a Viareggio c'è un certo costo, perché sia il mantenimento qui in pensione tutto, e quando lo fai è perché hai una squadra che pensi competitiva. Adesso questa squadra si è dato ottime soddisfazioni, perché è andato un po' al di sopra delle nostre di quello che pensavamo. Adesso siamo qua in semifinale, speriamo bene per che si vada, già che ci siamo, alla finale. Anche se qui molti anche tra gli organizzatori dicono però un Inter Milan in finale. Sì, ma l'hanno già visto tante volte, invece un Padova in finale sarebbe anche una novità. Benissimo, ti ringrazio.